Grazie dell'invito, grazie a Giorgio. E la prima cosa che mi viene in mente un mattino di un mese fa, tornando su dalla Toscana, ho sentito la notizia di chi aveva vinto il premio Nobel. Mi ricordo che ti chiamai e tu hai visto chi ha vinto il premio Nobel, tu mi dicesti abbiamo vinto. Me lo ricordo perché Giorgio è da tanti anni che professa questo beneficio di questo prodotto, che alla fine, insomma, chi non lo conosce perde qualcosa, ecco. E quindi, parlando della, io cercherò di stringermi verso quella che è la bocca, ma la bocca non è staccata da tutto l'organismo, anzi io in tanti anni di clinica odontoiatrica non ho mai visto il paziente solo portarmi la bocca, ma arrivare a camminare, in base a quelle informazioni io cerco di capire quali sono le aspettative che questo paziente ha. E questa è una relazione che ho fatto al Congresso Internazionale di Medicina Integrata, parlando purtroppo in inglese anche un po' male, di biofisica ed epigenetica, e replicheremo questo a febbraio a Torino, dove sarà presente anche Giorgio Terziani e altri bravi relatori, dicendo biofisica ed epigenetica, nuovi paradigmi per una medicina predittiva e preventiva. E è chiaro che, come dice il professor Spaggiari, la biofisica quantica è un po' il direttore d'orchestra di tutto quanto, cioè tutte le reazioni biochimiche avvengono se c'è in noi una differenza di potenziale, se c'è in noi questa corrente che madre natura milioni di anni fa ci ha fatto. Questo è quello che dicevo un attimo fa. Francesco Bottaccioli, il professor Bottaccioli, che ha portato in Italia l'apnei, e qui entriamo nel discorso dell'epigenetica, ha detto: i nostri genitori ci consegnano un foglio bianco diverso per ognuno di noi, ma poi noi ci scriviamo giornalmente la nostra vita, dove ambiente, cibo e frequentazioni fanno la differenza. E questa è l'introduzione dell'epigenetica. E l'epigenetica è già da come nasciamo, non si sa che da un parto spontaneo o un parto cesareo abbiamo una flora intestinale completamente diversa, per cui anni fa forse si abusava, adesso spero un po' meno, prima di dire una partoriente facciamo il cesareo, pensiamoci bene. Oltre a questo, il feto che si impegna nell'utero, l'utero è il primo osteopata della vita, quindi oltre alla flora batterica è anche a livello postura, equilibrio, qui potremmo parlare per ore. Questa è sempre epigenetica, questi sono due fratelli gemelli, ma lo stile di vita ha fatto sì che dopo anni siano completamente diversi. L'organismo, possiamo osservarlo secondo della nebbia che abbiamo nel cervello, o così, o così, o così. Questo è sempre lo stesso paesaggio, però da un'ora all'altra è andata via la nebbia, come io dico sempre a tanti colleghi, cioè, prima di accendere qualsiasi macchina accendiamo il cervello, poi magari ragioniamo un po' meglio. E se parliamo di odontoiatria, l'odontoiatria può essere questa: ho un buco, tappo buco, metto dente, manca il dente, due denti, tiri. Questa, secondo me, non so, dire odontoiatria è da brivido, ecco. Però oggi siamo in epoca di low cost, di messaggi pubblicitari strani, per cui a volte lo specchio per l'allodo, l'ho speso poco, ma anche questa è epigenetica. A sinistra una bocca con una gengivite, con una parodontosi, a destra dopo una detartrasi, non manco tanto profonda, e ad esempio l'utilizzo del self-food spray, perché in una gengiva un po' aperta, un po' scollata, sublinguale, hanno dimostrato prima altri relatori, che a livello spray del cavo orale viene assunta nel microcircolo che l'odontoiatra o l'igienista ha appena smosso tutta questa placca batterica, tartaro o quant'altro. Visto che non è da ieri che mi occupo di medicina olistica, qui eravamo a Santo Domingo nel 2001,
e io ho fatto una relazione approccio olistico in odontoiatria. E vi dico che un professore di allora, quando io ho finito, ma guardate, mi fa: olistico, cosa ci dai, l'olio ai pazienti? Era un insegnante universitario della clinica odontoiatrica di Torino. È chiaro che poi le aspettative delle persone sono diverse. Questa ragazza ha pensato bene di farsi, di mettersi i salsicciotti per far vedere bene che aveva delle labbra carnose, ma ha tenuto le amalgame d'argento col mercurio in bocca, quindi la sua priorità non era la mia. Io ho detto: ma guarda, no, già ho speso soldi per farmi quello, ma ha detto, e si è tenuta le amalgame d'argento. Quindi sta magari a noi addetti ai lavori a dirgli: guarda che sì, tu avrai anche le labbra belle, ma togliti il veleno che hai in bocca, che magari oltre a campare di più, ma campi anche meglio. E la vita biologica, l'hanno detto tutti i relatori che mi hanno preceduto, è legata all'ossidazione, ma l'ambiente in cui si sviluppa può influenzare i processi. Se parliamo di epigenetica, ogni tanto viene fuori, non so, questo è un signore di 40 anni che è un miracolo della natura, questo è un miracolo epigenetico. Non è che lui è nato così, ma se a 40 anni è diventato campione del mondo è perché il suo stile di vita, la sua alimentazione, il suo ambiente non ha lasciato nulla a caso, quindi a 40 anni è sul tetto del mondo. È chiaro che Schumann, quando descrisse le onde per le quali la Terra sta in piedi e gira, non pensava che oggi saremmo in queste condizioni. Quindi è tutto relativo, ma bisogna vedere in che ambiente viviamo. E questo l'ha fatto vedere Giorgio stamattina, l'hanno fatto vedere altri relatori. Purtroppo ci confrontiamo con questa M puntini. E questo cosa ci porta? Stiamo stravolgendo la nostra filogenesi. Cioè l'analisi della scimmia a quattro zampe, che poi diventa guerriero, che poi adesso siamo lì con la pancia. E io, quando avevo 12, 14, 15 anni, andavamo a giocare a calcio, ci correvamo dietro, adesso giocano alla PlayStation. Per cui tutta la nostra filogenesi viene stravolta. Anche la tecnologia ci viene incontro. Questi sono due volanti di due Formula 1, uno del 1970 e questo è quello di oggi. Nel 1970 il pilota si fidava del suo istinto, della sua capacità. Oggi un pilota è un ingegnere, dà informazioni alla macchina e riceve informazioni della macchina e ai box 100 volte quello che faceva nel 1970 il suo collega. Non è che quello non fosse bravo, ma abbiamo altre informazioni. Così, se il cervello ha delle informazioni a livello postura, a livello epigenetico, a livello biofisico, otteniamo una performance migliore. Oggi abbiamo questo tipo di tecnologia, e quindi perché non dobbiamo sfruttarlo? Io fino a 2 anni fa, io dicevo a Giorgio ieri sera, facevo un mineralogramma, l'esame del capello, tagliavo un capello, lo mettevo in una busta, lo spedivo a Genova, referente del Gaslin, e lo mandavo in Svizzera, ma arrivava a Repo dopo un mese, non sapevo manco più, tanto poco era paziente. Adesso in 12 minuti abbiamo più indicazioni e immediate, perché se è vero che parliamo di epigenetica, il mese dopo non è più il paziente che io ho visto un mese prima. Quindi la mia nebbia, quella che ho fatto vedere prima, è più elevata. Questo è il logo del mio studio. Io ho messo struttura, biochimica, biofisica e psicoemozione dentro una ruota di motocross, perché è la mia grande passione, se vogliamo anche un po' lavoro. Quindi denti, alimentazione, postura, è tutto un insieme che fa sì che dobbiamo conoscere noi stessi, e oggi abbiamo dei mezzi che 50 anni fa non avevano, così come il volante della Formula 1 nel 1970 era quello. Adesso dai box ti dicono cosa fare, quanto consumi, quanto non consumi, così è tutto, no? E se torniamo alla bocca, il trigemino ieri e oggi, quando studiavo io il trigemino era quello di sinistra, c'era un'immagine del testù, anzi in bianco nero, adesso è quello di destra. Quindi questa situazione che andava bene nel 1970 non va più bene oggi, perché abbiamo altre informazioni che ci dicono che tutto ciò che è veleno non va bene. Poi ci sono colleghi che continuano a fare otturazione a amalgama d'argento col mercurio. Una allo studio a 100 metri, dove ho io lo studio, mi dice: ah, io ho fatto la tesi di specialità dimostrando che le amalgame. Ma quanti anni fa? 35 anni fa. Guarda il volante di 35 anni fa com'era. Ci sono altre informazioni, altri studi scientifici che dimostrano che almeno adesso si può mettere un cappuccio d'oro fino
sui Monconi e poi mettere un ponte senza metallo, scolpito dal pieno con la tecnologia CAD-CAM. Il mondo va avanti. Poi magari è difficile stare dietro tutto, però questa è un'altra variante epigenetica che facciamo in bocca. Prelievo di sangue, centrifugazione, isoliamo i fattori di crescita e li mettiamo in un sito chirurgico. Quando il paziente esce dallo studio, come fossero passati 6 giorni dall'intervento, io ho accelerato i suoi processi di crescita e quindi ho agito a livello epigenetico, lo metto quando tolgo un dente del giudizio, quando metto un impianto, il suo sangue, il suo prodotto, senza mettere cose strane. Questo è il modello dove materia, energia, informazione e coscienza fanno parte del nostro organismo e questa è la nostra bocca è un'entrata di 1000 tossicità. È vero che abbiamo delle difese come la saliva, che è un liquido biologico incredibile, però non possiamo abusare, non possiamo dire va bene tutto. Se io in bocca metto un perno in metallo, poi chiudo con una amalgama d'argento che ha altri 4 metalli, in più metto una corona sopra di metallo, ho fatto la pila di volta. E ci sono studi che dimostrano che ad esempio il masseter, il nostro muscolo che ci fa chiudere la bocca, lavora tra meno 10 microvolt e più 10 microvolt. Una corona, come ho detto prima, arriva da meno 400 microvolt a più 400 microvolt. E stiamo parlando di una corona. Quindi mettere più metalli in bocca col conduttore che la saliva, perché la saliva fa da conduttore, quindi amplifica tutte le correnti, troviamo un disastro anche a livello autistico. Ma non è dimostrabile, poi ti dicono così, non è dimostrabile, allora chiedi veleno, così ti dica. Il ruolo della lingua sui denti e sulla postura corporea. Cioè perdere, non so, ad esempio il trigemino, no? Quando studiavo io si diceva che era sensitivo e motorio. Oggi si sa che interferenza con il nervo vago è anche viscerale, per cui se un paziente perde 2 molari e mastica su 2 impianti, non dà le stesse informazioni agli organi deputati della digestione e dell'assorbimento come se avesse i suoi 2 molari. Ancora diverso se i 2 molari sono vitali o devitalizzati. Cioè se io ho un navigatore che funziona non mi perdo. Se ha meno informazioni magari arrivo in una rotonda e comincio a girare. Così avviene nella bocca. L'apparato stomatognatico non è c'ho un dente, non ho un dente, tolgo male, tolgo un dente. L'apparato stomatognatico è tutto questo. Quindi cos'è? Cosa assorbe l'apparato stomatognatico? Masticazione, alimentazione e digestione. La prima digestione avviene in bocca. Oltre a cosa mangiamo, bisogna anche vedere come mangiamo. Se un paziente un piatto di pasta lo butta giù e non lo impasta con la ptialina, che è un enzima favoloso che madre natura ci ha dato, la molecola del carboidrato arriva allo stomaco che è lunga così. Se io la impasto bene arriva lunga così, quindi viene bruciata subito nello stomaco e quindi viene assorbita. Mangiamo 50 grammi di pasta, quindi lo stesso cibo, lo stesso alimento, ma se la mangiamo in modi diversi otteniamo un risultato completamente diverso. E fonazione, la nostra fonazione è in base all'apparato stomatognatico, come muovo la lingua, come ho i denti. Io se sento una persona che parla con un difetto di fonesi so già che non deglutisce bene, che mette la lingua dove madre natura non ha detto altre cose. E oltre alla fonazione è la ventilazione, chi respira con la bocca aperta non è come respirare col naso, soprattutto in un ambiente come quello che ha fatto vedere Giorgio oggi. Il naso ha un filtro, la bocca non è un filtro, quindi i respiratori orali vanno incontro a 50.000 tipi di patologie. In più è postura e equilibrio. Una mal deglutizione porta sicuramente a un disturbo e dell'equilibrio e della postura. Quindi una delle prime cose che io vado a vedere quando mi arriva un bambino, ma anche un anziano, dove mette la punta della lingua? C'è un solo punto che tutti noi dovremmo mettere la punta della lingua quando deglutiamo. Dietro gli incisivi inferiori c'è una borchietta, una ruga più prominente, la punta della lingua deve andare lì. Chi non deglutisce 24 ore al giorno, chiaramente, tenendo la lingua in quella posizione va incontro a dei problemi, quindi epigenetico vuol dire anche questo. Vai a vedere dove la lingua chiude,
per 24 ore per tutta la vita. L'acqua che buca la roccia, sembra impossibile, ma succede. Incisivi superiori? Dietro gli incisivi superiori, però, no, sì. La porchetta, la punta della lingua deve andare lì. Ogni volta le deglutiamo. E chi non ce l'ha si può educare, oggi sono degli apparecchi, si chiama dentosofia, dove è il paziente che diventa terapeuta. Io non tiro niente, non sposto, perché anche lì è medioevo. Metto questo apparecchio dove lui, facendo degli esercizi, informa il cervello, facendo le tre fasi, conscio, inconscio, subconscio, e questa deglutizione può cambiare. Solo con un apparecchietto di gomma, che a vederlo dice, ma cos'è sta roba? Informo, informo, ottengo, informo, se non informo bene ottengo cose non giuste. Quindi deglutizione, vita di relazione, perché insomma, la prima cosa che uno guarda quando incontra una persona, la bocca, i denti, come parla. Quindi vita di relazione. E poi anche estetica, perché oggi viviamo in un mondo di estetico, senza andare a livelli che dobbiamo avere tutto bianco, tutto acido, tutto ciò che è bianco è finto dai cibi in poi, ma è anche estetica. In più è stato dimostrato da studi antichi che è lo specchio dell'anima. Quindi l'apparato stomatognato, che io quando valuto un paziente valuto tutte queste cose. Certo, non posso metterci 5 minuti perché sennò guardo solo i buchi che ha e cerco di tappare i buchi. Ma la prima visita rappresenta, io dico sempre ai giovani colleghi, non ci sarà mai data una seconda opportunità per far bella figura la prima visita. Tu in quell'ora che visiti un paziente sai già se lo tieni tutta la vita oppure quello non vedrò da andarsene. L'epigenetica e l'odontoiatria, oggi abbiamo delle disposizioni che possiamo copiare dente che togliamo, questo si chiama replicate. Io devo togliere un dente, riesco a replicare il dente che tolgo, anzi prima di togliere il dente, la copia del dischetto della TAC va su in Germania, dove mi fanno la replica della radice che io devo togliere. Tolgo la radice e inserisco quello, con un minimo stress e poco dolore, perché anche il dolore, insomma, nessuno vuole sentire male. E io dico, mai andare contro natura, possiamo mettere quel tipo di vite là, tra l'altro, o se no la replica del dente che togliamo. Se madre natura in un molare ci ha fatto tre radici e io metto un vitone centrale, non è la stessa cosa. E non è la stessa cosa per il cervello, per l'intestino, per tutto. Quindi l'epigenetica e la saliva e gli ormoni, o gli atleti in cura che se fai un baseline, vai a vedere quei quattro ormoni, poi gli fai fare un test di Cooper, che è il test della corsa. Dopo il test ti rendi conto se quell'atleta è sovrallenato, sottoallenato o allenato per bene. Un test della saliva che tutti possiamo fare. Quindi c'è un altro problema, l'ha già detto stamattina tutti gli autori che mi hanno preceduto, la low grade inflammation non è l'infiammazione che abbiamo studiato noi, rubor, dolor, calor, che tutti sanno, è gonfio, fa male, brucia, ho la febbre, è quel killer silente che ci uccide, che ci porta giorno per giorno a sgretolare la nostra intensità e su tutti i sistemi può attaccare questo killer silente. Ecco perché dobbiamo capire con questa attrezzatura, integrare col cerchio, ma non perché c'è Giorgio qua, perché sono prodotti che non hanno controindicazioni, fanno bene. Quindi io a volte, quando ho detto l'ultimo convegno, dico tanti medici dovrebbero andare da Giorgio e imparare tante cose, ma non lo dico perché voglio farmi... è la verità. Abbiamo fatto un convegno ad Asti, ho incontrato una collega che studiavamo assieme, mi ha detto, ah, tutto bello quello che avete detto, però sai, io ho 1500 mutuati, c'ho ben un minuto per scrivere colesterolo, glicemia, quello che mi chiedono, e vado avanti così, tra 4 anni sono in pensione, però quella non è medicina, quella è rubare uno stipendio, secondo me. E abbiamo a disposizione sapere cosa fare. Beh, io dicevo prima, Giorgio, non so se hai sentito, dopo una detatrasi, gli do due spruzzi di Cefut con la vitamina C. Cioè, voglio dire, ho tutto quel microciclo aperto, sicuramente verrà in piccole dosi assorbito e so che farà bene. È chiaro che la bocca è l'entrata di 100 tossicità, ma a maggior ragione oggi dobbiamo conoscerci e difenderci, perché se no, se io integro, ma cosa integro se non so cosa integrare? O integro, che fa bene all'integratore e a chi lo produce, o se no, se io so
cosa manca, so cosa integrare. Semplice. La prima digestione, quanto prima viene in bocca, e abbiamo un liquido che Madre Natura ci ha dato e che hanno vinto premi Nobel analizzando la saliva. Lo stesso Fleming, quando vinse il premio Nobel per la penicillina, per scoprire la penicillina, ci fu un aneddoto che mi fu raccontato, che lui su un vetrino gli andò giù una goccia di saliva, poi era stanco, mise lì il vetrino, il giorno dopo analizzò il vetrino e capì che dove era andata la goccia di saliva i batteri non c'era più, e lì cominciò, fece i discorsi su cosa c'è sulla saliva, sugli enzimi, sulla occhialina. E l'indice di valutazione prognostica, l'interleuchina 6 è un ottimo indicatore per valutare l'esito del trattamento parodontale, e non solo dal punto di vista clinico. Ad esempio, malattia parodontale e osteoporosi, l'aumento dell'interleuchina 6 nella saliva e perdita di ossa mandibolare correlata alle ossa metacarpo. Cioè non c'è mai un unico sito che soffre, ma se andiamo a analizzare vediamo anche che ad esempio la malattia di Alzheimer ha questo, partendo magari da un'infiammazione gengivale, o se no viceversa. Malattia parodontale, diabete 2, e qua come dice il professor Miceli, non è il Gazzettino del Chianti, ma sono giornali internazionali con studi di una certa valenza scientifica. Ancora, malattia parodontale e patologia cardiovascolare, questo è impressionante, il 70-80% dei pazienti con patologia cardiovascolare presentano parodontopatia di diversa gravità. Quindi l'odontoiatro, comunque tutti i medici che fanno aprire la bocca a un paziente, se vedono la mamma in gravidanza, gestire bene queste infiammazioni, perché possono portare a 50.000 problemi a tutto l'organismo, e questa è l'epigenetica della bocca. Addirittura il ruolo potenziale della salute orale nella carcinogenesi del colon retto, anche qua articoli molto interessanti di università di una certa valenza scientifica. Poi non parliamo poi di occlusione e postura, a seconda di come chiudiamo la bocca, abbiamo, ne parlavamo prima con lui, cioè la nostra postura, nulla viene per caso. Un paziente che sta così, e su già che avrà una dimensione dei denti consumata, perché non potrà mai stare così con i denti ridotti. E poi abbiamo questo, purtroppo io vedo pazienti, se mi occupo, occupano di postura, gli faccio l'ombelico è l'unica cicatrice che l'organismo riconosce, perché per 9 mesi la riconosce bene, e noi andiamo a fare questi lavori qua, o se no le labbra. Se abbiamo un paziente così, ma cosa gli posso dire? Self food, cosa? Per la prima cosa togliti tutto quello che hai, o se no queste, per rifarsi le labbra, meno male non tutti, però può succedere quello, ancora questi, è dimostrato che era Giorgio, l'inchiostro è stato trovato, è usato dai tatuaggi, è stato trovato negli linfonodi, poi addirittura c'ha piercing e non si fanno niente i tatuaggi, no? Quindi il mondo va così. Quindi chimica, mente, struttura, biofisica, mettiamoci tutto assieme, ma dobbiamo analizzare l'organismo nella sua interezza, perché se no a me chi mi dice dentista mi offende. 2 mesi fa un convegno, un famoso gastroenterologo ha detto, a me chi mi chiama gastroenterologo gli do un pugno sul muso, perché io sono un medico dell'organismo che poi principalmente si occupa di gastroenterologia. Quindi, come diceva ieri Miceli a cena, medico si diventa dopo, non è che il giorno che ti lauri sei un grande scienziato, ma dopo il percorso fa la differenza. Quasi finito. Questa è la grande Rita Levi di Montalcini, che disse, meglio giungere vita ai giorni che non giorni alla vita. E in più, io la sentivo in diretta all'Ordine dei Medici di Torino, che disse, la mia fortuna, le chiese, ma lei ha una fortuna, 90 anni, e lei rispose, la mia fortuna non è genetica, ma è epigenetica. Era fine anni 90, non era ieri. Quindi, insomma, io ho scritto 3 libri parlando di medicina, odontoiatria e stile di vita, perché senza stile di vita non si va da nessuna parte. E quali sono le conclusioni? Le conclusioni sono che, vabbè, questo ve l'ho già fatto vedere, non voglio farlo vedere 2 volte. Aspetta che vado avanti. Che l'apparato stomatognatico è complesso, tutto l'organismo è complesso, ma dobbiamo anche sforzarci noi per informare il nostro corpo e per analizzarlo, perché non avessimo gli strumenti
pazienza, ma dobbiamo tornare indietro da quando il medico cominciava a dirti apri la bocca, ti guardava il fondo degli occhi, le sclere, o se no il grande Stagnaro che con un fonendoscopio fa dei miracoli. Cioè, dobbiamo capire che non possiamo solo fare il compitino o guardare, come diceva stamattina il collega di Roma, cioè guardare l'emocromo, ah sì, i globuli rossi sono a posto, ma come funzionano? E ancora meglio, c'è la rappresentazione olistica dei denti, ogni dente è collegato ad un organo. Quindi io ho pazienti che hanno problemi incisivi inferiori, ma so già che se io gli chiedo, ma lei urina bene? Ah sì, no, ma mi hanno detto che... Ma è sempre così. Il problema è che a volte non riusciamo a individuare questo problema. E oggi bisogna parlare, secondo me, di una medicina 4P, che deve essere predittiva, preventiva, personalizzata e partecipativa. Non si può dire, ah io, tu sta zitto, io parlo, no, io devo intervistare il paziente, vedere cosa ha, cosa non ha, insomma, e in più personalizzata, cioè se io faccio l'esame epigenetico del capello a due gemelli, mi vengono fuori cose completamente diverse, quindi per forza deve essere personalizzata. E in questo mitocondrio, che è la caldaia delle nostre cellule, lo sa, ormai è inutile che lo ridica, se c'è ossigeno riescono a fare tutte le funzioni, se no si arrangiano, solo che si arrangiano male a volte. E ogni cellula si ammala quando nei mitocondri c'è poca disponibilità di ossigeno, quindi non produce energia sufficiente alle funzioni biologiche. Ormai penso che sia un dato di fatto, magari non per tutti. E allora le conclusioni, ecco, da odontoiatra quando vedo queste pubblicità rabbrividisco. Pensare... E un'altra riflessione è questa, poi ho finito. Sapete che ci sono le pubblicità, vieni da me 4 ore, ti tolgo i denti, ti avvito i denti, esci fuori con tutti i denti a posto. Allora io mi domando, ma se madre natura ci ha messo 6 anni per farmi una dentiera provvisoria, i denti da latte, 18 per farmi una dentiera permanente, ma io come posso pensare in 6 ore di toglierti i denti, avvitarti, viti bellissime, bellissimi lavori, e un'occlusione nuova, e pensare che cervello, intestino, piedi, stomaco, non succede niente, ma dovrebbe essere da codice penale, a meno che non ci siano i presupposti del tipo a tutti i denti che gli stanno cadendo, loro per carità lo aiutiamo, ma che sia un di più per dire guarda quanto sono bravo, io in 4 ore ti metto i denti, anche no, però purtroppo funziona così. E allora io mi sono emozionato quando sono andato da dove è nato Tesla e pensando all'unione di cosa diceva Tesla e a questo affarino qua che sembra un affarino ma ha tanto valore. E Tesla diceva la scienza è solo perversione se non ha come focus principale il miglioramento della razza umana. Secondo me ognuno di noi dovrà avere questo focus. Grazie.